ricevo dei messaggi su WhatsApp oppure qualche mail che dicono: beh, abbiamo visto i tuoi video, siamo anche contenti perché ci aiutano. Secondo me sono un po' troppo lunghi, eh? Normalmente bisognerebbe fare cose un po' più brevi. Però Don Matteo mi ha detto: ma no, ma poiché è una catechesi, non aver paura di andare un po' più per le lunghe. Io devo dire la verità, se un video è un po' troppo lungo mi stufo. Ma comunque, insomma, vediamo un po'. Cerco, ecco, molto modestamente di dire un po' la bellezza della liturgia, di quello che celebro, che in fin di conti è quello che credo. E che io spero almeno un pochino con la grazia di Dio di poter vivere. Questo è anche il mistero del Natale ormai vicino, no? Gesù è nato nella storia 2000 anni fa. Noi celebriamo il Natale oggi, lo celebriamo oggi, perché nasca dentro di noi, per mezzo dello Spirito Santo. Perché c'è una differenza sostanziale fra il presepe. Penso nelle vostre case, stiate costruendo il presepe se non l'avete già fatto, in basilica lo stiamo facendo, a Sedena l'hanno già preparato, al santuario mi ha detto il costante: devi venire a vederlo. Ecco, il presepe è un ricordo di un fatto capitato 2000 anni fa. La celebrazione liturgica del Natale, la messa di Natale, invece è vivere oggi il dono che il Signore ci ha fatto incarnandosi 2000 anni fa. Il Signore incarnandosi ci ha salvati. Nella sua incarnazione, nella sua Pasqua ci ha salvati. E nei riti liturgici continuamente ci salva. E abbiamo visto ancora nel primo rito come la salvezza sia davvero un dono straordinario. Perché dice che la nostra vita è preziosa, che la nostra vita ha un senso, che non siamo al mondo per caso, che la nostra vita ha una meta, un punto d'arrivo, che è l'incontro definitivo con il Signore. Ecco, potevamo fare tanti discorsi. Ho scelto, ecco, di rispondere per quanto posso a una domanda: in che modo la salvezza che Dio ci dona mi raggiunge in un rito liturgico, in una celebrazione liturgica? Ecco, questo è un po' il percorso che abbiamo cercato di fare in questo tempo. Quindi la liturgia vista come fede celebrata che diventa vita. Abbiamo visto anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica, no? Come il culto divino sia, diventi poi anche annuncio del mistero celebrato e carità in atto. Questo diceva il Catechismo della Chiesa Cattolica. Riprendiamo un po' il nostro discorso, quello del video precedente, cioè concludiamo un po' il discorso sulla Pasqua ebraica, perché, come avevo detto, dalla Pasqua ebraica acquista senso la Pasqua cristiana. In particolare ci allacciamo alla Pasqua ebraica perché Gesù ha celebrato l'ultima cena, laddove davvero ci ha fatto dono del suo corpo e del suo sangue, nel segno del pane e del vino, lo stesso dono che poi ripeterà sulla croce, nel contesto delle celebrazioni della Pasqua. E Gesù dice anche: nella nuova ed eterna alleanza. Quindi c'è un'alleanza nuova che presuppone un'alleanza antica. C'è un nuovo testamento che presuppone un antico testamento. Nella Pasqua ebraica, ecco, oltre all'elencazione dei riti, oltre all'elencazione dei gesti, dei cibi, e poi verrà specificato anche nelle preghiere, nei salmi, nelle invocazioni, nelle benedizioni che vengono prescritte proprio per la celebrazione della Pasqua ebraica, troviamo scritto già nel libro dell'Esodo queste parole: questo giorno sarà per voi un memoriale
Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione. Lo celebrerete come un rito perenne. Nel primo mese, il giorno 14 del mese, alla sera, voi mangerete azimi fino al 21 del mese, alla sera. Ci sono queste parole: memoriale, perenne. Il primo mese per gli ebrei è il mese di Nisan, è il mese in cui maturano i frutti, e il frutto più bello è proprio il frutto della salvezza. Dobbiamo tornare un attimo sul termine memoriale. Quando preparo i bambini insieme al percorso delle catechiste alla prima comunione, a un certo punto faccio un po' un piccolo gioco con loro e dico: allora provate a pensare a una vostra foto, a un vostro video che vi piace, che vi è simpatico. E allora loro dicono qual è questo video, qual è questa foto, cioè il compleanno quando ero piccolo con la mia famiglia al mare, in vacanza, in montagna col mio cane. Cosa sono queste? Sono ricordi, ricordi. E dico: la messa è un ricordo di Gesù. E lo chiedo a ciascuno e tutti dicono sì. Io dico no, no. La messa è infinitamente più che un ricordo. È Gesù vivo, presente in mezzo a noi. Ma non perché lo dice un prete, ma perché l'ha detto Gesù. Un ricordo che noi cogliamo nella fede, difatti diciamo mistero della fede. Mistero, c'è un dono così grande di cui noi percepiamo solo una piccola parte, ma in cui ci fidiamo della parola di Gesù, che aveva in mano un pane ma ha detto: questo è il mio corpo. Aveva in mano un calice del vino e ha detto: questo è il mio sangue. Lo stesso corpo, lo stesso sangue che lui dona poi sulla croce. Memoriale, quindi, in greco, perché il Vangelo è stato scritto in greco, è la parola anamnesi. Gesù, ecco, viene riportata dagli evangelisti proprio la parola anamnesi. Anamnesi. Noi abbiamo tradotto: fate questo in memoria di me. Ecco, capisco che tradurre è sempre un po' tradire. Memoria dice più un ricordo, ma è un memoriale. Il termine ebraico è zikaron, che è molto di più. È un rendere presente oggi la salvezza. Forse la traduzione più corretta, ma capisco che è meno versatile, poi noi non la usiamo mai, sarebbe: fate questo come mio memoriale. Perché la salvezza ci viene davvero donata lì. C'è un rabbino ebraico, Moshe Chaim Luzzatto, è un rabbino ebraico italiano, che a proposito di un memoriale scrive così: ogni impresa operata da Dio, ogni luce che brillò in un certo tempo della nostra storia, quando questo tempo ci raggiunge attraverso la memoria, lo splendore di questa luce brilla di nuovo e i frutti di quell'impresa possono essere mietuti da chiunque è presente al rito per accoglierli. Mi vengono in mente le luci delle stelle. Gli scienziati dicono che per raggiungerci impiegano migliaia, a volte milioni di anni. Talvolta noi vediamo adesso la luce di stelle che non esistono più, che si sono già spente. Quella luce ci raggiunge ancora. Quindi per un ebreo il mistero della Pasqua celebrato nell'Esodo li raggiunge ancora. Per noi il mistero della Pasqua, della passione, morte, resurrezione e ascensione al cielo, celebrato in un rito liturgico, ci raggiunge ancora. Come una luce di una stella. In Puglia, pensando ai frutti, no?
Ci sono degli ulivi, io ho visto distese enormi di ulivi plurisecolari. Qualcuno ha piantato questi ulivi e noi oggi, ancora oggi, ne raccogliamo i frutti. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, il memoriale è una memoria reale, la rappresentazione di ciò che è commemorato, la presenza reale di ciò che è storicamente passato e che qui ora si comunica in modo efficace. Qui ora si comunica in modo efficace. Vado a confessarmi. Qui, ora, il perdono di Dio mi raggiunge, in quel rito liturgico. Secondo la Sacra Scrittura, memoriale non è soltanto un ricordo degli avvenimenti del passato, ma la proclamazione delle meraviglie che Dio ha compiuto per gli uomini. Nella celebrazione liturgica di questi eventi, essi diventano in un certo modo presenti e attuali. Proprio così Israele intende la sua liberazione dall'Egitto. Ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli avvenimenti dell'Esodo sono resi presenti alla memoria dei credenti, affinché conformino ad essi la propria vita. Celebro ciò che credo perché diventi vita. Per la grazia di Dio. Per la grazia di Dio. È quello che il Catechismo dice riguardo alla Pasqua dell'antica alleanza, lo dice di nuovo anche per la Pasqua che noi celebriamo, la Pasqua cristiana. Nel Nuovo Testamento il termine memoriale riceve un significato nuovo. Quando la Chiesa celebra l'Eucarestia, fa memoria della Pasqua di Cristo e questa diviene presente. Il sacrificio che Cristo ha offerto una volta per tutte sulla croce rimane sempre attuale. Ogni volta che il sacrificio della croce col quale Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato, viene celebrato sull'altare, si effettua l'opera della nostra redenzione. Cristo, nella sua Pasqua, ci ha salvati, ci ha redenti, riscattati dal peccato, ha ridato significato alla nostra vita, ci ha ridato una meta. Allora, la parola memoriale è un proclamare le meraviglie di Dio, è un rendere presente la salvezza che Dio ci dona, è un rendere presenti queste meraviglie. Ma nello stesso tempo è essere partecipi dell'opera della redenzione che Dio ci ha donato nel suo Figlio. C'è una domanda che ha percorso un pochino tutto questo tragitto. Ma può un racconto sostituire un evento? Nella nostra cultura occidentale, no. Noi non siamo abituati. Un racconto è un racconto. Io racconto una storia, racconto un fatto. È un racconto. Nella cultura orientale invece no. Un racconto, soprattutto quando è inserito all'interno di un rito liturgico o nel contesto della parola di Dio, ripropone oggi l'evento. Ripropone oggi l'evento. La parola di Dio non è una parola che ricorda un fatto, ma è una parola in azione, una parola che agisce. E lo troviamo fin dall'inizio della Bibbia. Lo troviamo fin dall'inizio della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta. E le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio non fa gesti magici, non
non mescola cose. Dice, la parola di Dio realizza quello che dice. Ma quante volte lo troviamo nel Vangelo? C'è l'episodio riportato dagli evangelisti a partire da Marco della guarigione del paralitico. Bellissimo episodio. C'è un uomo paralizzato che nella sua malattia però ha la fortuna di avere quattro amici che ci tengono tanto a lui. E quando questi vengono a sapere che Gesù è a Cafarno, probabilmente abitava in un paese vicino, costruiscono una barella, adagiano il loro amico e lo portano da Gesù. Arrivano alla casa in cui Gesù era, probabilmente la casa di Pietro, era troppo affollata. E allora salgono sul tetto, i tetti a terrazza tipici del nostro meridione, ma evidentemente anche di Israele. Scoperti all'impatto di quel tetto, hanno legato delle funi ai quattro capi della barella e calano giù il loro amico steso sulla barella. E Gesù si vede arrivare questa cosa. Vede l'uomo disteso e per prima cosa dice: i tuoi peccati sono perdonati. E qua c'è lo scandalo, lo stupore, no? Lo stupore. Ma come, dicono gli esperti, i sapienti della Bibbia, i farisei, le persone che contano, ma come? Com'è possibile perdonare i peccati? Solo Dio può perdonare i peccati. Gesù, sentendo quello che dicono e capendo anche quello che pensano, dice: è vero, solo Dio può perdonare i peccati. Ma perché sappiate che io ho questo potere, allora voglio fare di più. Perché ricordiate che io ho il dono di perdonare i peccati, alzati, dice all'uomo disteso sulla barella. Già che ci sei, prendi sulla tua barella e sgombra, che già siamo stretti qua. Dice, e quell'uomo si alza. Ma nella fede dobbiamo anche riconoscere, dice, i suoi peccati sono perdonati. Io ti assolvo dai tuoi peccati e i miei peccati sono perdonati. Io ti battezzo e questo bimbo rinasce alla vita di Dio. Questa persona rinasce alla vita di Dio. La parola di Dio è una parola efficace che compie quello che dice. È il racconto di un fatto, di un evento, soprattutto quando è collocato all'interno di un rito liturgico, attualizza quell'evento, quel fatto, come ci diceva prima il rabbino ebraico, quella luce mi raggiunge, quel frutto ancora io posso mangiare, anche se sono passati tanti anni, ed è ancora lì presente per me, per me. Quindi, Mosè aveva raccomandato, abbiamo sentito, no? Questo giorno sarà per voi un rito, un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore, lo celebrerete come rito perenne. E gli ebrei oggi lo celebrano, lo celebrano. C'è un'attenzione da porre, che è questa. Nella notte della liberazione, dalla schiavitù, c'è il passaggio di Dio. La parola Pasqua, quasi sicuramente, dicono gli studiosi, vuol dire proprio passaggio. C'è il passaggio di Dio. Questo passaggio è ambivalente, cioè per alcuni porta vita, ma per altri porta morte. Perché alcuni sono salvati e altri invece periscono? Cos'è che differenzia gli uni dagli altri?
Qual è l'elemento che fa sì che per alcuni ci sia salvezza e per altri condanna? Il rito celebrato, il rito celebrato. Esattamente il rito celebrato. E questo, vedete, vale non solo per l'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo. Nella seconda lettera di Pietro, scritta più o meno intorno al 100 d.C., probabilmente dicono gli esperti, è l'ultimo testo del Nuovo Testamento che è stato scritto. Troviamo così: la magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza, cioè la grandezza di cuore, la bontà del Signore nostro. La lungimiranza del Signore nostro è per la vostra salvezza, come anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, così egli fa in tutte le lettere in cui tratta di queste cose. Senti bene, in esse ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli instabili le travisano. Al pari delle altre scritture, per la propria rovina. Qui il termine rovina sta per dannazione eterna. Quindi la parola di Dio deve essere trattata con grande rispetto. Non può essere manipolata, non può essere travisata, non può essere il fatto che ognuno ne prende la parte che vuole. Non è possibile. Non può essere che oggi prendo quello che mi interessa, domani quell'altro, lascio cadere. No. Perché altrimenti la stessa parola che Dio mi dona per la mia salvezza può diventare condanna. Quante volte la parola di Dio è stata manipolata, travisata, proprio per giustificare azioni nefaste, nefande. Non è possibile, non è possibile. Coloro che le travisano lo fanno per la propria rovina, per la propria rovina. Quindi la parola di Dio non può mai essere travisata. C'è un altro punto fondamentale. Tutti possono partecipare alla celebrazione? Per gli ebrei, tutti possono partecipare alla celebrazione del rito pasquale? C'è un elemento che è fondamentale per loro, è quello della circoncisione. Scrive così Mosè. Se un forestiero soggiorna presso di te e vuol celebrare la Pasqua del Signore, sia circonciso, ogni maschio della sua famiglia. Allora potrà accostarsi per celebrarla e sarà come un nativo della terra. Ma non ne mangi nessuno che non sia circonciso. Difatti, quando arrivano alla terra promessa, Giosuè, il discepolo di Mosè che continua l'opera di Mosè, cosa fa? Attraversano il Giordano e fa circoncidere tutti i maschi che non lo erano, perché possano partecipare pienamente, a pieno diritto, di quella salvezza che il Signore aveva loro donato accompagnandoli fino alla terra promessa. Quindi non tutti possono partecipare al rito pasquale, ma vedremo che non ha la stessa efficacia l'Eucaristia e non è possibile celebrare tutti i sacramenti cristiani se non c'è un gesto che ci rende partecipi del popolo di Dio, che ci rende figli di Dio, che ci dona la vita di Dio. Per noi cristiani quel gesto, quel sacramento, è il battesimo.
E questo ci abilita alla partecipazione piena e completa ai riti liturgici. Non per nulla, nei secoli iniziali della Chiesa, ma anche oggi, questo si realizza per i catecumeni. Questi nostri fratelli e sorelle che si stanno preparando al battesimo, a un certo punto della celebrazione eucaristica, dopo la proclamazione della parola, lasciano l'assemblea. Perché per poter partecipare e godere in maniera efficace della salvezza che il Signore dona attraverso i riti liturgici, attraverso l'Eucaristia, è fondamentale proprio questo gesto, questo segno. La circoncisione per l'antico popolo, il battesimo per noi cristiani. Siamo arrivati alla Pasqua cristiana, alla Pasqua cristiana. La Pasqua cristiana che poi noi celebriamo ogni domenica, in particolare nell'Eucaristia, evidentemente. Ma ha colpito quello che Gesù dice ai suoi apostoli prima di celebrare la Pasqua. Ho desiderato davvero celebrare la Pasqua con voi. Una traduzione dice ho desiderato ardentemente, cioè ho come un fuoco dentro che mi porta a celebrare la Pasqua con voi. In tutti i suoi elementi, quelli dell'ultima cena, ma poi chiaramente anche la sua passione, morte, resurrezione e ascensione al cielo. La descrizione della Pasqua ebraica, il racconto della Pasqua, cristiana, la troviamo nei Vangeli di Marco, di Matteo, di Luca e nella prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Poi ci sono alcuni testi antichissimi, ad esempio il testo della Didache, che riporta proprio la dottrina degli Apostoli sulla celebrazione della Domenica, giorno del Signore. Dice San Paolo, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Ecco, vedete come in questo scritto di Paolo ai cristiani di Corinto troviamo esattamente tutto quello che ho cercato così di dire. Il Signore non ci dice quando celebrare, come aveva detto Mosè agli ebrei, il primo mese dell'anno, in quei giorni precisi, alla sera, no. Però ci dice, fatelo come memoriale, fatelo come rito perenne. E io sono lì presente proprio per salvarvi, per salvarvi. La salvezza che Cristo ci dona è realizzata in un evento divino. La Pasqua, passione, morte, resurrezione e ascensione al cielo ci raggiunge proprio in un programma rituale. Parole e gesti. Parole e gesti. Ecco, abbiamo sentito quello che Paolo dice ai cristiani di Corinto. E vedete, quello che lui riporta è fondamentale, perché c'è un evento, un fatto divino, che è la Pasqua del Signore, la sua passione, morte, resurrezione e ascensione al cielo, e c'è un rito liturgico. E il rito liturgico non solo mi dona la salvezza che Gesù mi ha acquistato nella Pasqua, ma anche mi spiega l'evento
della Pasqua. Perché uno storico che leggesse i processi che Gesù ha subito nella notte tra il giovedì e la mattina del venerdì potrebbe anche pensare che questo non ha nulla a che fare con la salvezza. In effetti, Gesù viene condannato dal Sinedrio per eresia, per bestemmia. Lui viene convocato davanti al Sinedrio, vengono portati molti testimoni. Alla fine, poiché non ne cavavano un ragno dal buco, ecco che il sommo sacerdote dice: ma insomma dici, tu chi sei? Tu chi sei? Sei il figlio di Dio? Il sommo sacerdote disse: ti scongiuro per il Dio vivente, dici se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù risponde: tu l'hai detto. A quelle parole, alle parole di Gesù, il sommo sacerdote si straccia le vesti e dice: ha bestemmiato. E chi bestemmia, secondo la legge, è reo di morte. Ma loro non possono condannarlo a morte, per cui devono portarlo davanti al governatore romano. E lì Gesù subisce un altro processo. E in quel processo invece viene condannato per il reato di lesa maestà. Nessuno poteva opporsi all'imperatore. Ponzio Pilato gli disse: Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: tu lo dici. E sul cartiglio, quel famoso INRI che troviamo su tutte le croci che abbiamo nelle nostre chiese, nelle nostre case, c'è scritto il motivo della condanna. E il motivo della condanna è: questo è stato messo in croce perché si è proclamato, perché è Gesù di Nazareth che si è proclamato re dei giudei. Ma Gesù non è morto in croce per eresia, per bestemmia. Gesù non ha offerto il suo corpo per reato di lesa maestà, ma per la nostra salvezza. Questo è il mio corpo offerto per voi. E ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, questo corpo, nel segno del pane e del vino, viene realmente oggi offerto per noi.